Piqué, appena visto a Burghi, si avvicinò a lui per recriminarle le parole che aveva detto Burghi su di lui a gennaio, quando dichiarò: Piqué lascia molto di desiderare come persona. E lì è scattata una risa che non è andata avanti, perché hanno intervenuto i presenti e anche il fatto di trovarsi in un locale pubblico ha evitato il peggio. Ragazzi, comunque io sto sempre più dalla parte di Gerard Piquet, cioè ha fatto bene, gli ha ricordato a quello sozzone del Burri, insomma, che è inutile che si metta a insultare Piquet e il Barça, no? Sergio, esatto. Che dici? Allora, l'ho letta anch'io la notizia, in effetti l'avevo pubblicata sul sito, sì, Barça Fans Italia, boh, ma sono cose che succedono dappertutto, no? Sono due persone che non vanno d'accordo e si trovano davanti, probabilmente anche dopo il giornalista esagerato, si sono detti qualcosa, si sono beccati qualcosina e basta, secondo me. Dopo, quelli che sanno la verità sono loro che l'hanno fatta, la rissa, diciamo, sì, e i presenti che l'hanno vissuta, no? Certo. Ma secondo me a fine stagione vanno a rovinarsi la reputazione davanti magari a 50-100 persone, no? Certo. Credo di no. Certo. Allora, torniamo invece, intanto salutiamo Valentina Giuffrè e Luciano Pavan poi sarà dopo in collegamento con noi. Come dici, Francesco? No, ho sentito qualcuno, non era Francesco? No, vabbè. Okay. No, ma ho detto nulla. Okay. Allora, abbiamo appunto Andrea Fabiani e Sergio Leonetti in vuol dire il re della foresta blaugrana. Esattamente. Allora, la cosa che volevo chiedere iniziare a tutte e due, al di là di questa cosa di Piquet, però vi ho visto molto, in particolare Andrea, molto presenti, attivi sui social network nel pubblicizzare e essere convinti che questa sarà la fine dei nostri avversari storici del Madrid, questa petizione che anche io ho firmato, Sergio l'ha fatto, Andrea l'ha fatto, invitiamo tutti a farlo, tutti i culés, questa petizione su change.org che vuole togliere le 5 Coppe d'Europa vinte dal Madrid dal 55-56 dal 55 fino al 60 non erano quelle, la Coppa Campioni che poi è nata e poi la Champions League, cioè erano un'altra cosa. Allora, sembra che siamo già, sto leggendo questa, a 46.075 persone che hanno firmato questa petizione su change.org. Perché, Andrea, sei convinto che andrà a buon fine? Io ho convinto che farà il solletico al Madrid. Andrea? Andrea, eppure lo vedo qua, è caduto Andrea. Vabbè, lo richiamiamo, eh? Allora, Sergio, secondo te è possibile una cosa di questo genere? Allora, sarebbe il sogno della mia vita, però la vedo molto difficile, perché una petizione con tutto quel tempo che è passato, anche se fosse qualcosa di legale, sarebbe caduto già in prescrizione da almeno 50 anni con le coppe, no? Esatto. Andrea, ci sei? Come diciamo in Argentina, difficile che il ciancio cifle, difficile che il porco fischie. Difficile il porco fischie, esatto. È vero, vero. No, la vedo. Purtroppo quei numeri sulla maglietta con su 10, sì, e speriamo che rimanga 10, lo vedremo ancora sulla loro maglietta bianca. Andrea, ci sei? Sì, adesso okay. Ti sentiamo anche bene. Allora, dicevo, qual è la tua, perché hai quest'idea e questa petizione alla UEFA porterà a togliere le 5 coppe, prime 5 coppe d'Europa al Madrid?
Ma no, ma io fa tanto di provocazione, perché comunque sappiamo bene che è una cosa praticamente impossibile, che poi venga addirittura, che poi possa essere addirittura presentata all'UEFA. Certo che poi soprattutto le prime cinque coppe non corrispondessero ai canoni delle Champions attuali, è vero, però ormai ci si può fare proprio ben poco, e quindi direi che sta più di provocazione che di una cosa realmente fattibile. Senti, Peppe e Francesco, partendo da Peppe, che ne pensate di questa firma? Avete firmato? Firmerete? Peppe, vai. Sì, Max. Diciamo che posso dirti che, Max, diciamo che io sì, sarei da una parte favorevole a questo per quanto riguarda la firma. Alla fine è caduto, ragazzi, stasera ci abbiamo prima Francesco, adesso poi Andrea e ora Giuseppe. Questi sono i potenti mezzi di Skype, insomma. No, c'è qualcosa che non va, comunque, vabbè, lo stiamo riprendendo. Poi mi scrive su Whatsapp Giuseppe, sono caduto. Team, servizio di vabbè, ma allora sei te, risponde. Vabbè, Francesco, vai tu, vai. Vai tu, Francesco, non cadere però, Non vorrei cadere anche io, no, lo stavo dicendo. No. No, perché come ho detto ora non sono caduto, poi sono ricaduto di nuovo. Esatto. Vai, Francesco. Vabbè, la petizione l'ho sentita in modo sporadico, quindi se ho letto bene di cosa si tratterebbe, di togliere le coppe al Real. Sì. Vai, sta parlando Francesco. Vai, Francesco, sì. Vai, Fra, sì, ora mi sono ricollegato. Quindi, vai. Diciamo che è un po' molto difficile, ma... infatti. Perché si tratta anche, diciamo, di far fuori, cioè di ledere una società che politicamente ci è molto, molto forte. Non so quanto possa essere, diciamo, far leva. Certo. Una petizione del genere, però io penso che qua sicuramente la firmerò, perché mi va bene qualsiasi cosa vada contro il Madrid, cioè, quindi vado per assodato, se è qualcosa che può danneggiarli va bene, anche se poi, diciamo, è una cosa abbastanza improbabile, che però, come si dice, non succede. Ma se succede. Vi faccio vedere cosa faccio succedere. Va bene, va bene. Per chiudere questo argomento, Pep, che ne pensi? Firmi? Sì, ma... Hai firmato? Beh, Max, sì, io ti dico che effettivamente, riprendendo anche un po' ciò che avete detto per quanto riguarda anche l'ultima, in questa partita, diciamo che dovrebbe essere un po' tutto, io sì, penso che per quanto possa essere difficile appunto una vittoria finale anche dell'Atletico in questa fase, credo di sì, cioè io spero vivamente di sì, anche se ovviamente ci saranno i favori che ci potranno essere, io faccio tutti gli scongiuri possibili, perché insomma, certo, non sarebbe una grande... Diciamo, per noi potrebbe essere una vittoria, tra virgolette, vedere l'altra cadere, perché effettivamente io credo che il cammino anche in Europa di quello che è stato il Madrid sia stato molto fortunoso e soprattutto, poi che si voglia dire, manovrato, però appunto io lo credo che qualcosa ci possa essere stata. Non voglio appellarmi a questo, ripeto, certo. La finale sarà una partita difficile, secca, e io spero che effettivamente la possano spuntare gli uomini di Simeone, che insomma hanno dimostrato in qualche modo, come anche ricordava Stefano prima, di saper giocare un buon calcio e di poter competere con i giganti anche della Liga, come appunto noi e in questo caso il Madrid.
Quindi sì, spero che effettivamente possano spuntarla loro. Allora, cambiando argomento, Sergio Leonetti, io già l'ho fatti a inizio trasmissione, però lascio a te, insomma, la dedica più importante per gli auguri, perché siamo ancora alle 23.15, ancora siamo al 17 maggio, gli auguri a una nostra grande ascoltatrice, una grandissima tifosa barcellonista, una grandissima tifosa di Jordi Alba e una grandissima pegnista della Pegna di Bergamo. Esatto, e tu stai parlando, presumo, della Valeria. Esatto. La Valeria, che fortunatamente, perché sono stato veramente fortunato, perché è una ragazza simpaticissima, ho potuto conoscere nella trasferta di Barcellona quando sono andato a vedere Barça ai bar, e boom, le ho procurato io il tagliando per entrare allo stadio, e alla fine della partita vedi Jordi Alba che arriva da lei, le consegna la sua magliettina, l'ennesima, forse la terza o la quarta, adesso avevo perso il conto, gli dà la magliettina in mano, è bello, fa piacere, e faccio tanti auguri appunto alla tifosissima numero uno di Jordi, quindi tanti auguri Valeria. Tanti auguri Valeria, esattamente, l'abbiamo già fatti all'inizio, ma era doveroso che Sergio, insomma, che poi è un po' quello che aiuta un po' tutti i culè di lingua italiana, appunto, facesse personalmente gli auguri alla nostra mitica Valeria. Sergio, però adesso ritorniamo al nostro Barça prettamente. Tu quanto sei soddisfatto di questa stagione? Adesso, perché poi abbiamo ancora un ultimo trofeo da sperare di vincere, quanto sei soddisfatto e quanto tu credi che questa Liga sia una vittoria più importante di tante altre Lighe che tu hai visto nel passato? Allora, soddisfatto? Io sono molto soddisfatto, anche perché ripetersi con questa, come si dice, voglia di continuare, di vincere e tutto, perché l'anno scorso è stato triplete, quest'anno per 39 partite non abbiamo perso praticamente, siamo arrivati ai quarti di Champions dove ci è andata storta una partita perché l'andata avevamo vinto, siamo arrivati a vincere la Liga dopo anche quelle 3-4 partite di crisi e tutto, dove ci siamo ripresi alla grande vincendo le 5 anche con 24 gol fatti, 0 subiti, se ho fatto bene i calcoli. Abbiamo la finale di Coppa di Spagna dove siamo tornati nella serie positiva. Io sono molto soddisfatto. Se devo dare una nota, allo stato attuale gli do un 8. Se dovessimo vincere la Coppa è un 8,5, non gli posso dare 9 come gli dai te, o un 10 ovviamente, perché manca la Champions. Solamente fare due tripletti di fila, sì, nei nostri sogni era prevedibile. Certo, magari fare il doppietto con la Champions e il campionato sarebbe stato più bello, però bisogna accontentarsi e sono molto soddisfatto. Come del resto per le sezioni, perché il basket l'anno scorso ha vinto il campionato, quindi dico di là, la pallamano che conosco meglio ha vinto l'anno scorso 7 trofei su 7, quest'anno anche qui ha perso una partita in sé, ha perso purtroppo l'andata della Champions e ha vinto il campionato anche quest'anno. Io a livello di club sono molto soddisfatto e a livello calcistico sono strasoddisfatto. Andrea, stessa domanda anche per te? È una vittoria importante questa Liga, perché segna una continuità dopo un triplette. E poi segna una continuità indiscutibile sulla
sulla Liga, perché l'abbiamo già detto,